Luna sta tornando a casa, sta bene, dopo 11 giorni in cui questo comune, Reggello, dove risiede, è stato col fiato sospeso. Però quante insidie, i social network, pensa anche la gente del posto. L'hanno trovata dopo giorni di ricerche a Pinerolo, in provincia di Torino, la svolta quando i carabinieri di Figline Valdarno sono riusciti a localizzare il cellulare dell'amico, un coetaneo che era con lei e che ha fatto parte della fuga insieme ad altri minori, con cui le due ragazzine toscane hanno attraversato mezza Italia. Selene sta bene, i genitori sono partiti di notte dal Valdarno per percorrere i 500 km per andare a riprendere la figlia. L'altra ragazzina, dal nome simile, Selene, la 17enne influencer di Pontedera, era già a casa in Valdera nelle scorse ore. Riaffidata alla comunità in cui vive, ha fatto perdere però le proprie tracce due ore dopo. I genitori della ragazzina di Reggello sono sempre stati convinti dall'inizio di questa brutta storia che la loro figlia sia stata plagiata su TikTok, dove le due ragazzine si erano conosciute. Sì, se c'è un periodo. Penso che in generale anche ho sentito un'altra ragazza, che bambina addirittura, è stata, vabbè, magari è troppo brutto da dire, e penso che siano un danno per queste nuove generazioni. Se viene utilizzato come strumento è positivo, quando diventa il condizionamento dei sentimenti, del comportamento, dello stile di vita, diventa negativo. Ma lei ha paura un po' per i nipoti, i figli? Assolutamente sì, non da ora. I social sono una finta realtà. Credo che sia fra gli inconvenienti della nuova tecnica. Fortunatamente è stata ritrovata e sta tornando a casa. Fortunatamente è andato tutto a finire bene. Più controllo ci vuole, è questo il problema.